Mazzoni. La parola a lei, dottor Vega. Su Banca Etruria, sì, ho avuto modo di parlare della questione di Banca Etruria con l'allora ministro Boschi. Il ministro chiese di vedermi, venne a Milano, mi parlò dell'argomento e tornò a Roma. Un'altra volta si parlò dell'opportunità che il padre della ministra Boschi potesse assumere la posizione di vicepresidente, cioè mi venne comunicato che così sarebbe venuto il vicepresidente della banca, appunto. Proviamo a ricostruire tutti gli incontri dell'allora ministro Boschi con gli esponenti del mondo bancario. Sicuramente lei incontra il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, e chiede di invitarlo a pranzo attraverso Dennis Verdini. Lei non lo conosceva e quindi si fa presentare da Verdini, gli chiede il numero e appunto lo invita a pranzo a Milano. Poi vede per due volte Fabio Panetta, che è il vice direttore generale di Banca Italia, e poi appunto vede Federico Ghizzoni, che all'epoca era l'amministratore delegato di Unicredit. Con tutti parla di Banca Etruria. Dopo questa settimana di audizioni, che idea ti sei fatto della vicenda Banca Etruria? Mi sono fatta l'idea che la realtà è ben diversa da quella che il ministro Boschi ha sempre detto, perché lei ha negato di aver avuto incontri su Banca Etruria. In realtà con tutti parlava esclusivamente di questo, quindi non erano incontri casuali, erano evidentemente incontri mirati. Buongiorno senatore, come sta? Sono in incognito, vedi, ci sono chiari, bene, te come sta? Bene, sono venuto a trovarla perché è uscita questa indiscrezione secondo cui lei nel 2014, ai tempi del famoso patto del Nazareno, avrebbe, diciamo, facilitato questo incontro fra il presidente Consob Vegas e la Boschi. Sono passati molti anni, non me ne ricordo. 4-3 anni. Non me lo ricordo, può darsi, non me lo ricordo, però forse gli avrò dato il numero di telefono. Li ha messi in contatto per questo. Messi in contatto è una cosa diversa. Ha dato il numero di telefono, così va bene. Sono cose abbastanza normali. Sì, sì, ma non c'è niente so di male. Che ci piacciono, noi siamo un po' malati su queste cose. No. Poi, quando ci sono di mezzo, le cose assumono sempre una lievitano. Cosa lievitano. Sulla Boschi, come la vede su questa vicenda lei? Mi sembra anche su questo che si stia facendo una storia eccessiva, appunto, questa, cioè, non vede un conflitto di interesse, soltanto questo posso dire. No, io no, non vedo nessun tipo di conflitto di interesse, vedo una situazione normale. Vabbè, che viene esagerata, appunto. La battuta è semplice, lei non li vede neanche tempi di Berlusconi il conflitto di interesse. La battuta il conflitto di interesse è una cosa seria, andrebbe guardata con molta attenzione, e i conflitti di interesse in questo paese sono migliaia, diciamo così. Se ne guarda alcuni e non se ne guarda altri, però ci vuole pazienza. Ecco il governatore di Banca Italia Visco, che arriva qui a San Macuto, dove sarà sentito dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche. Si preannuncia un'audizione molto importante, perché probabilmente gli chiederanno conto degli incontri fra i vertici Banca Italia e l'ex ministro Boschi. Ve lo dico subito, banca di sistema e banca del territorio sono due nomi, due questioni che proprio non mi piacciono. Forse sbaglio, ma perché secondo me il rischio è poi dopo veramente quello di avere una commissione tra politica e banca, che è rischiosa. La questione della ministra Boschi, il dottor Panetta, vice direttore generale della Banca d'Italia, fu la persona che parlò, come avete letto sui giornali, con la ministra in due occasioni. La Boschi di fronte al Parlamento ha dichiarato di non aver fatto pressioni. Secondo te ha mentito? Ma il problema non è fare pressioni. Se un ministro che non è delegato all'economia chiede di incontrare istituzioni legate al mondo bancario, di fatto diventa una pressione. Non c'è bisogno che faccia delle richieste specifiche, basta che ne parli per rappresentare in sé una sorta di, appunto, moral suasion, come la vogliamo chiamare. Io fui colpito particolarmente quando ebbi un incontro con il Presidente del Consiglio, una richiesta di informazioni, e lui chiese effettivamente: ma perché questi di Vicenza si vogliono prendere questi di Arezzo? Invece parlò degli orafi. Ora, io non risposi. Si ricorderà Renzi anche che in un successivo incontro, che è stato un altro incontro, a una richiesta che ci fu su, ma allora non so, perché non ci parla di alcune banche adesso in difficoltà, io dissi: caro Presidente, delle banche in difficoltà e della giurisdizione di vigilanza io parlo col Ministro. Ma certamente lui la domanda la fece.
Siamo al Quirinale dove il Presidente Mattarella ha convocato i politici per un brindisi di fine anno ed ecco che arriva Luigi Di Maio. Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stampa, Di Maio sarebbe disponibile ad un eventuale governo con il PD, però senza il nome di Renzi. Ecco Maria Elena Boschi che arriva qui nella sala e sta salutando tutti, ma ha ignorato Di Maio che è in prima fila, lei ora si è seduta in seconda fila. Le elezioni rappresentano il momento più alto della vita democratica, da affrontare sempre con fiduciosa serenità. Il mio augurio è che il prossimo anno rechi sviluppo, lavoro e solidarietà per rendere ancora migliore il nostro meraviglioso paese. Auguri. Siamo dentro Palazzo San Macuto e sta per iniziare l'audizione più importante di questi giorni, perché sarà sentito Ghizzoni, l'ex AD di Unicredit. La ministra Boschi mi chiese se era pensabile per Unicredit valutare l'acquisizione o comunque un intervento su Banca Popolare dell'Etruria. Fu un colloquio, direi, cordiale. Personalmente non avverti pressioni. Ma quando voi immaginate la condizione della pressione, voi immaginate che il ministro venga con la lupara e con la coppola? Cioè, nel senso, qual è il senso di pressione? Le pressioni uno le può sentire o non sentire, anche un aspetto soggettivo. Mi arrivò il 13 di gennaio una mail da Marco Carrai, diceva: solo per dirti che su Etruria mi è stato chiesto di sollecitarti, se possibile e nel rispetto dei ruoli, per una risposta. La mia prima reazione fu di pensare chi poteva aver chiesto questo sollecito. Per farla breve, decisi di non richiedere nessun chiarimento. A che titolo Boschi prima e Carrai dopo chiedono a Ghizzoni di intervenire per salvare Banca Etruria? Beh, Boschi evidentemente a titolo personale e Carrai perché era comunque inserito in quel giglio magico, perché bisogna sempre ricordare, quando appunto Maria Elena Boschi dice io non ho fatto pressioni e comunque era normale che mi interessassi di quella banca, che in realtà in quella banca il padre è stato prima consigliere di amministrazione e poi vicepresidente, diventato vicepresidente poco dopo la sua nomina a ministro, quindi a che titolo lo dovrebbe dire lei? A nome di chi chiedesse informazioni Carrai, chiedetelo a Carrai. Che è vicino a voi però Carrai. È vicino a voi, io non... Scusate, io non ho il piacere di conoscere Marco Carrai, non è un dirigente del Partito Democratico, Renzi, non lavora per il Partito Democratico. Carrai si è svegliato una mattina e ha mandato una mail così. Ma state facendo un'intervista a Marco Carrai o a Matteo Orfini? Prima ancora, che conflitti di interesse, per amor di Dio, che ci sono, perché se c'è di mezzo tuo padre ti tiene fuori, questo lo capisce un bambino. Ma viene fuori quel che ho sempre detto, cioè troppe cose in pochi chilometri. Troppi rapporti amicali, familiari, parentali, paesani, portati nel cuore del sistema. L'ho sempre detto, questo non può funzionare, non può piacere. Un ministro fa un giuramento che dice che tutto quel che farà lo fa solo in nome della nazione. Finché fai l'onorevole, il deputato, puoi fare anche il sindacalista del tuo. Quando fai il ministro è diverso, no? Ci sono quante banche ci sono? Soprattutto se c'è di mezzo un tuo parente, voglio dire, ma c'è bisogno ancora di infierire su questo. Fa abbastanza impressione che ci si arrampichi sugli specchi davanti a una verità così palese. Sono mesi che stiamo attorno a una cosa che si sarebbe dovuto risolvere in 5 minuti. Fai un passo indietro con umiltà, rivendichi la correttezza. La Boschi non lo fa, secondo lei Gentiloni è un po' in difficoltà? Ma Gentiloni ha detto che va bene così, se è contento lui, sono contento anch'io.